Si è insediato nel nuovo questore di Macerata, Leucio Porto, 61 anni, originario di Benevento. Dopo una lunga esperienza al sud tra Palermo, Napoli, Caserta e Salerno, arriva da Roma dai reparti speciali della polizia. È convinto che sono le persone a raccontare le città e, come ha fatto in questi primi giorni, sarà lui stesso a girare per il territorio per vedere e capire come stanno le cose e come si può meglio tutelare la sicurezza. Abbiamo interesse noi a venire sul posto per conoscere, perché io sono un curioso, cioè a me le cose che mi dicono gli altri non vanno bene, mi devo rendere conto io con il collega che mi dà maggior fiducia andare sul posto anche di sera, dopo che ho letto le carte, prendo la macchina e andiamo a vedere come ho fatto ultimamente. Secondo il nuovo questore, per monitorare il territorio della provincia di Macerata si possono fare due principali distinzioni: Macerata, città capoluogo universitaria, e la costa, ricca di insediamenti produttivi e commerciali, senza sottovalutare l'attenzione ai comuni più piccoli. Bisogna coordinarsi, perché dove ci sono i piccoli comuni ci sono altre forze di polizia, c'è la polizia locale, ci sono i colleghi dell'arma e non posso andare là. Allora bisogna coordinarsi unitamente alle varie forze di polizia, al sindaco stesso, si può fare benissimo il comitato su in prefettura, vedere i fatti quali sono, riuscirai ad affrontare il problema. Noi abbiamo delle statistiche per quanto riguarda quanti stranieri stanno nei vari comuni, ne possiamo farlo anche perché sono tutti monitorati per ovvi motivi, ovvie ragioni, ci sono varie etnie particolari qua. Qua abbiamo un polo così, diciamo, borghese e università, un polo diciamo molto forte nel campo, anche perché c'è l'università, quindi giù invece c'è il polo che lavora, il polo tessile, il polo calzaturiere, attività commerciali, sono quelle che producono. Non eccellenze di intelligenza, ma eccellenze per quanto riguarda il Made in Italy, che è molto conteso, è molto ammirato e che tutti ci vogliono copiare o sottrarre. L'interesse nostro è stato guardare tutte e due, dando delle preferenze. Le preferenze attualmente sono volte verso la costa per evitare che si possa espandere e salire verso Macerata, perché ho visto che è in salita, la città dove non c'ero mai stato e che adesso mi tocca fare. Penso degnamente in quest'ora, bastava guardare la collettività e operare per la collettività della provincia di Macerata. Quindi bisogna un po' dare un occhio a Macerata e due occhi a Civitanova. Due occhi perché? Perché c'è il commissariato e poi la questura soccorrerà il commissariato, lo sopporterà. Per il resto ci resta soltanto il tempo per vedere come operiamo. Adesso diciamo solo frasi, promesse, frate e mesi. Diremo, è successo questo, faremo il risultato. Una piccola impresa che non ha soldi ma investe, che è la Polizia di Stato. Quindi dobbiamo investire in sicurezza, le cose si vedono quando non succederà niente. Perché la prevenzione non paga, non succede niente, dice vabbè, non è successo niente, sta tutto bene. Per quanto concerne i reati, anche se resta alta l'attenzione per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, altrettanto alta è l'attenzione in un territorio dove c'è benessere per il rischio di infiltrazioni mafiose. Ventina di chilometri di costa che deve essere monitorata tutti quanti, la costa e i comuni adiacenti, per poi salire, perché logicamente dove sta il benessere là si vanno ad annidare tutte quante le cellule criminali che vogliono il malaffare, vogliono sottrarre il benessere sociale, economico delle persone per bene, delle persone normali. E il nostro compito è quello di evitarlo. Però per evitarlo bisogna conoscerlo, bisogna stare fra la gente, fra le persone, fra le parti sane, gli imprenditori, gli operatori, tutti quanti, gli operai, tutti quanti, per sapere quello come vanno le cose e cercare poi di metterci noi al loro fianco per sostenerle con le nostre azioni di polizia. Che tipo di collaborazione intende chiedere e dare alle altre istituzioni locali? Ma oltre alle istituzioni locali, la prima collaborazione è quella che in rete, in sinergia con le forze dell'ordine, la magistratura e il prefetto. Poi per quanto riguarda gli altri, è quello di consigliere di vedere il Presidente della Camera di Commercio, come dicevo prima, di sostenere i commercianti con le videocamere. Ci sono, nell'altra città dove ci sono stato, c'erano dei contributi a tasso zero che davano le banche per quanto riguarda la videosorveglianza da mettere in rete, da collegare con i studi di vigilanza, con la questura stessa, con le forze di polizia, quelle più vicine. La polizia, tra tagli e spending review, come si trova a livello di organico? Tutti quanti siamo sottoposti al taglio. Il compito mio è quello di rimodulare servizi e personale.
di far rientrare in servizi straordinari la quantità di personale che può farlo, perché dobbiamo rispettare comunque il budget, dobbiamo rispettare anche il riposo del personale, bisogna rispettare il vivere sociale, bisogna rispettare i diritti di tutti quanti per poter lavorare bene. Poi tutto quello che c'è da fare cercheremo di metterlo in piazza, non è che lo possono chiudere in cassaforte, perché se lo chiudono in cassaforte non si vede, non vede niente nessuno, vanno tutti quanti in piazza. Qual è stato l'impatto con questo territorio? Positivo. Mai visto un territorio così, guardi, io che ho fatto sempre le mie sedi nel sud, e questo è il mio rammarico, che mi devo impegnare due volte per salvaguardarlo, dagli affari attacchi della criminalità, perché non posso nasconderci, vabbè ma là già ci sta, no, qua non deve venire, e se ci sta se ne deve andare.